state? Io sto benissimo, c'è un caldo allucinante. In realtà non so precisamente quando vedrete questo video, ma non importa. Allora, oggi sono qui per raccontarvi una cosa che vi ho spoilerato tipo 8 mesi fa. Quindi sì, sono passati 8 o 9 mesi, qualcosa del genere, perché è successo, se non sbaglio, a gennaio o a febbraio o ad aprile. I don't remember. Anyway, stavo dicendo, praticamente oggi vi racconterò del mio provino per Dolce & Gabbana, ma iniziamo dall'inizio. Mica possiamo iniziare dalla fine. Vabbè, no, tutte squallide. Un giorno ero a danza e praticamente la mia maestra fa: ragazze, c'è il provino per la sfilata di Dolce & Gabbana che sta cercando delle ballerine o comunque qualcuno che si sappia muovere per fare qualcosa di scena, qualche movimento scenico. Possono partecipare solo le maggiorenni. Cioè, io e una mia amica potevamo partecipare e quindi ci ha chiesto se eravamo interessate. Inizialmente pensavo di non andarci perché la sfilata di Dolce & Gabbana è stata agli inizi di luglio, quindi sarebbe stato il periodo degli esami. E tipo ero... I was like, no, bitch. Poi alla fine ho detto alla mia amica, ma sì, andiamoci alla fin fine, non è detto che ci prendano. E allora abbiamo dato la nostra adesione. Siamo andate in un famoso hotel di Agrigento che sicuramente se siete di quelle parti conoscerete. E niente, ci siamo presentate, dovevamo essere truccate, vestite non eleganti, ma comunque nemmeno con la tuta. E niente, siamo entrate, ci siamo presentate, ci hanno chiesto, vabbè, nome, cognome, età, se non sbaglio. Non ricordo. Altezza, peso. Non mi ricordo se ci hanno chiesto il peso. Ci hanno preso le misure da qua fino a qui. Quindi il braccio, dalla spalla fino al piede. Insomma, ci hanno preso un po' di misure. E poi la cosa più creepy è che ci hanno fatto togliere le scarpe e hanno fatto una foto ai nostri piedi. Quindi Dolce & Gabbana ha una foto dei miei piedi. Esattamente non so perché volessero una foto dei nostri piedi, abbastanza inquietante, feticisti io. E niente, ci hanno preso queste misure, ci hanno fatto delle foto, una sul viso e l'altra tutto il corpo, su uno sfondo bianco. E dopo ci hanno chiesto se eravamo ballerine. E io e la mia amica eravamo tipo... In realtà ho un video di tutto ciò. Infatti penso di mettere qualche clip, purtroppo non si vede moltissimo perché pensavamo che non si potesse registrare e infatti la mia amica ha registrato abbastanza sgamo la situazione, ha posizionato la videocamera su un tavolo, non è venuto benissimo il video, non si vede molto, però sono riuscita a farlo. Quindi ho il video del nostro provino per Dolce & Gabbana. C'erano due ragazze che in realtà non so cosa facessero di preciso per Dolce & Gabbana. Una con i capelli ricci e bionda e l'altra più o meno come i miei. Non so che cosa svolgevano di preciso, che ruolo avessero. In ogni caso, dopo aver fatto le foto, dopo aver detto tutti i nostri dati, la ragazza con i capelli marroni mi ha chiesto se eravamo delle ballerine. Io ho risposto: sì, siamo qua appunto per questo. E possiamo farvi un video mentre ballate qualcosa, improvvisate qualcosa. Momento di panico io e la mia amica perché in realtà non ci aspettavamo che ci chiedessero ballate qualcosa seriamente. Avevamo portato pure le scarpette di danza. Io pensavo che ci chiedessero qualcosa tipo movimenti così. Invece no. E la ragazza fa: vabbè, dai, vi metto una musica a caso e voi improvvisate qualche passo. Noi, intelligentemente, che abbiamo fatto? Né che abbiamo sentito la musica, comunque l'abbiamo scelta. La tipa ha messo Baila, baila, baila. Una canzone che pare che si chiama Baila, non lo so comunque quella che fa. Baila, baila, baila. E la musica vuoi vendere un'area? Baila, baila, baila. Quella lì, avete presente? E noi abbiamo ballato un pezzo di contemporaneo. And I was like, fuck. We are totally fuck.
Grazie. Sì. Mille. Vabbè, l'abbiamo fatto ieri. Ah, ecco. Quindi... Al mio 3 iniziate da c'è. No, è un attimo che l'ho ricordato. Che era, no, lo sapevamo. Ah, infatti è stata una cosa. Quando volete, ragazzi. Abbiamo fatto questo pezzo di contemporaneo che avevamo fatto con la nostra insegnante tipo 2-3 giorni prima, e quindi era quello che ci ricordavamo meglio, anche perché era meglio fare qualcosa che sapessimo entrambe coordinate, ma io ho sbagliato, infatti ti vedere il video che ho sbagliato, yeah! Il punto era che loro non lo sapessero che io avevo sbagliato, io come un idiota ho sbagliato. Abbiamo fatto quindi questo pezzo di contemporaneo, ci siamo tolte le scarpette, ci siamo rimesse le scarpe e nulla. Non hanno voluto né numero di telefono, né email, né nulla. Ci avrebbero detto semplicemente: se verrete scelte lo comunicheremo alla vostra scuola di danza. E secondo voi hanno comunicato qualcosa alla scuola di danza? Ovvio che no! Sì, non ci hanno scelte, anche perché... sapevamo già che fosse una cosa difficile, anche perché non ho idea di quante persone si siano presentate. In realtà quando ci siamo andate noi non c'era nessun altro. Era dentro questo hotel, in una stanza, in una stanzetta. Non c'era nessun altro, non abbiamo visto nessun altro. Però già sapevamo che essere scelte sarebbe stato molto complicato. In ogni caso è stata un'esperienza. Queste cose vanno fatte sempre e comunque, indipendentemente da come potrebbero andare. È stato divertente perché mi ricordo che quel giorno mi sono fatta molte risate. E, sì, è stato really good. E nulla, penso che vi abbia raccontato tutto. I don't know. Se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Se ancora non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video.